L'Italia si mobilita nel nome di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dal suo ex ragazzo, con una serie di iniziative per ricordarla e per gridare ancora il no della società alla violenza sulle donne. Sit-in, flash mob, cortei, silenzio, scuole occupate sono alcune delle iniziative che precedono le grandi manifestazioni in programma per sabato prossimo, nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne istituita dall'ONU. Anche Vibo Valencia ha risposto in maniera forte e convinta. Centinaia di studenti si sono radunati nella piazza davanti al municipio, storico luogo di incontro tra ragazzi. Gli studenti hanno dato un segnale attraverso i loro pensieri, le testimonianze, facendo rumore con chiavi, applausi, fischi, urla, perché non si può rimanere in silenzio dinanzi a queste violenze, perché si deve fare rumore, alzare la voce ogni volta che si colgono comportamenti sessisti e misogini, ogni volta che compare un atto di violenza, di qualunque tipo, di qualunque genere. L'idea ha funzionato, come l'avete pensata? Sì, siamo contenti che abbia funzionato, è partito tutto da un'idea del nostro preside Suppa, che ieri ci ha convocato ai rappresentanti di istituto, a me della consulta, per chiederci e per darci l'input di fare invece che un minuto di silenzio, come detto dal ministro Valditara, una giornata di rumore, una giornata dove molti, ci siamo tutte le scuole quasi della provincia, si sono radunate, sono venuti da Pizzo, sono venuti da Soriano e anche da Filadelfia, ci sono state delegazioni di più studenti di tutta la provincia. Siamo molto contenti di come sia andata, in una mezza giornata circa, dalle due in poi siamo riusciti a organizzare un qualcosa di davvero bello che abbia coinvolto molti ragazzi e soprattutto ragazze, perché questa giornata la dedichiamo a loro, tutte coloro che sfortunatamente, speriamo che possa porre fine a questa cosa, sfortunatamente subiscono violenza ogni giorno. Sentiamo le loro sensazioni soprattutto, quali sono i tuoi pensieri? Allora, io sono molto contenta del risultato che abbiamo ottenuto oggi, penso che questa sia una problematica che vada affrontata tutti i giorni, non soltanto una volta all'anno. Di solito si ricorre al 25 novembre, ma non è solo quella la giornata contro la violenza sulle donne, è tutti i giorni ed è importante che i ragazzi lo capiscano. A quanto pare oggi l'hanno capito, infatti siamo molto sorpresi del risultato ottenuto rispetto agli altri scioperi e alle altre manifestazioni, siamo molto contenti della loro collaborazione, perché significa che ad oggi hanno capito quanto è importante la problematica, in modo che non ci siano più 105 vittime all'anno, ma che non ce ne siano più proprio, che si possano azzerare tutte le statistiche e che possiamo continuare a vivere in un mondo dove siamo tutti protagonisti e mai nessuno vittima. Penso che il cambiamento deve partire da tutti noi, nel nostro piccolo. Oggi tantissime persone sono scese a manifestare per dare voce a Giulia. Giulia è la 105esima donna uccisa quest'anno in Italia e noi oggi siamo la sua voce, perché lei non può parlare più. Allora, siamo molto felici del risultato ottenuto oggi, soprattutto perché non ci aspettavamo tutta questa affluenza da parte dei ragazzi. È stato bellissimo vedere tanti uomini parlare e partecipare, quindi dare voce anche a noi donne, perché siamo stanche di dover parlare sempre noi, ma è bello anche sentire partecipazione e collaborazione e sostegno anche dagli uomini, secondo me. Spero che la manifestazione di oggi abbia dato un input, abbia svegliato qualcosa nelle menti dei ragazzi e delle ragazze che oggi hanno partecipato. Per le ragazze, perché si rendano conto che denunciare è importante, ma affinché non ci siano più vittime di questo tipo, ma soprattutto per i ragazzi, che si devono rendere conto del privilegio che hanno e utilizzarlo proprio per aiutare noi donne a combattere la violenza.